Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Ti direi che la politica è l'unica arma di cui si dispone nonostante tutto, perché gli sfruttati siano un po' meno sfruttati e gli ultimi siano un po' meno ultimi, che ciononostante tutto ciò che può essere una costruzione più avanzata della democrazia, del non subire, ecco, i nuovi fascismi, le prevaricazioni, è qualcosa che può essere realizzata solo all'interno della politica. Ecco, poi il problema è capire quale intelaiatura politica oggi ti permette di costruire questo. Insomma, molti pensano che siamo in una fase post-democratica, probabilmente sì, io penso che anche in una fase la più sfasciata possibile la differenza fra le politiche sono evidenti e altrettanto importanti, cioè ci sono politiche che vanno in un senso e politiche che possono andare in un senso diametralmente opposto. Dunque, qual è il futuro della politica? Ma guarda, la risposta altissima è quella che ci dovrebbe essere una politica europea, cioè l'idea di un'Unione Europea che non solo sia un continente che ha sviluppato una struttura sovranazionale economica, ma che quella struttura sovranazionale politica che comunque c'è si riempia di contenuti reali, cioè non solo una Commissione europea, ma un Parlamento molto più efficace, molto più presente anche nelle nostre vite, una campagna politica per le elezioni molto più presente, benché l'ultima sia stata mediamente più presente delle altre, almeno come temi, come cose, perché oggi è evidente che ci sono dei temi, dall'esplosione del Mediterraneo alla questione dei profughi, alla questione della Siria, alla questione della Libia, in cui da una parte è sicuramente importante che l'Italia riconosca il proprio ruolo, la propria posizione nel Mediterraneo, abbia una politica estera, eccetera, eccetera, però dall'altra parte è importante che tutte queste cose vengano discusse in Europa, che non siano solamente i governi a discutere fra loro, ma che siano le opinioni pubbliche e anche le minoranze all'interno di queste opinioni pubbliche ad avanzare delle prese di posizioni, delle cose. Credo che in quest'estate tutta la vicenda dei profughi un po' abbia segnato uno spartiacque, perché per la prima volta abbiamo visto sì atteggiamenti come quelli di Orban, che dicevo prima, però anche tanti atteggiamenti di piccoli o grandi gruppi della cosiddetta società civile che si sono mossi in senso opposto e che stanno incominciando a sviluppare, credo, anche un linguaggio comune. Grazie e buon appetito!